Buongiorno a tutti e benvenuti a questo evento digitale. Oggi ci troviamo con il Comune di Scarperia e San Piero e presenteremo un nuovo servizio digitale attivato dal Comune, che è lo sportello telematico polifunzionale. Lo sportello telematico è uno strumento che permetterà a tutti i cittadini di inviare le pratiche online e le pratiche potranno essere inviate comodamente da casa o dal proprio ufficio 7 giorni su 7, 24 ore. Quindi non sarà più necessario recarsi in ufficio comunale. Ma lo si potrà fare comunque ovviamente da casa o da. Lo sportello telematico è uno strumento adatto per un'amministrazione digitale e soprattutto moderna. Vi ricordo che il portale è già attivo, quindi per chi volesse vedere com'è strutturato, basta andare su www.sportellotelematico.comune.scarperiesanpiero.fi.it e vedere appunto la struttura. Prima di iniziare vi do un'indicazione tecnica, potete fare tutte le domande che volete durante il corso dell'evento, troverete sezioni in alto a destra e alla fine dell'intervento dei miei colleghi ci riserveremo un paio di minuti per rispondere alle stesse. Dicevo che lo sportello telematico è uno strumento innovativo e per questo, per iniziare ufficialmente il nostro evento, non posso non lasciare la parola a Marco Recati, assessore con delega per informatizzazione tecnologica del Comune di Scarperia San Piero. Quindi lascerei la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Un passaggio importante, come amministrazione siamo molto soddisfatti di questo upgrade nei servizi rivolti al cittadino. Cercheremo di semplificare la vita ai nostri utenti, di velocizzare le pratiche che si possono svolgere attraverso le funzionalità internet e dando anche maggiore sicurezza, vista la fase che stiamo attraversando di pandemia. Tra l'altro, il Covid ha dato anche un'accelerazione importante all'implementazione dei servizi informatici per le amministrazioni pubbliche. Come paese, non dico come Scarperia e San Piero, ma come paese Italia, siamo un po' restii alle innovazioni tecnologiche, siamo un pochino fanalino di coda anche a livello europeo. E il Covid ha dato un'accelerazione importante perché se pensate allo stato dell'arte pre-pandemia, vi renderete conto del balzo in avanti che abbiamo fatto in questi duri 2 anni di Covid con noi. In questo modo vogliamo provare a mantenere all'attenzione di tutti e delle innovazioni tecnologiche il nostro ente, dando maggiore sicurezza, maggiore snellezza, più velocità, rapidità e comodità nel fruire dei servizi che l'ente pubblico dà ai propri cittadini. Voglio ringraziare tutta l'amministrazione pubblica, i nostri dipendenti, i nostri uffici che hanno lavorato per implementare questi nuovi servizi che sono già attivi e si possono trovare anche direttamente dal sito del Comune di Scarperia e San Piero. Ringrazio anche Maggiori per la collaborazione che in questi mesi ha dato per implementare appunto questi nuovi servizi. Era un obiettivo che ci eravamo dati già da tempo, poi appunto come dicevo prima le nuove norme, le nuove necessità e le prospettive che anche come Paese Italia ci siamo dati nei prossimi anni hanno dato questa accelerazione che ha permesso oggi di attivare questo importante servizio. Come ha detto chi mi ha preceduto, dopo potranno essere fatte domande. Ricordo anche che la trasmissione è registrata, visto che è un orario per chi lavora non comodissimo, e quindi potrà essere rivista anche attraverso il link che sarà messo sul nostro sito, e quindi potrà essere seguito, insomma, la spiegazione e il racconto di questi nuovi servizi che sarà fatto nei prossimi passaggi. Io la chiudo qua, ringrazio ancora a tutti e a presto. Grazie mille Assessore per il suo intervento. Sicuramente è uno strumento innovativo che avvicina ancora di più il cittadino alla pubblica amministrazione e in questa oretta che passeremo insieme vedremo nel dettaglio, insieme poi ai miei colleghi, come si utilizza lo sportello e come si presenta una pratica. È importante dire che c'è stato un grande lavoro da parte di tutti gli uffici comunali per raggiungere questo risultato e adesso andremo a vedere con Giovanni Bonati, manager del gruppo Maggioli, i risultati di questo progetto. Una collaborazione fondamentale tra il comune e il nostro gruppo e Giovanni inoltre ci presenterà gli strumenti digitali che servono per accedere poi allo sportello telematico. Quindi lascio te la parola Giovanni. Non ti Allora, sentiamo, Gio. grazie anche al Comune per aver organizzato questa importante giornata e per averci invitato. Vedo anche che ci sono tante persone collegate, vuol dire che l'interesse per l'iniziativa è alto.
Il comune con questo progetto in realtà copre due normative importanti. La prima, ne sentiamo parlare ormai tutte le sere, il famoso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che cita proprio la digitalizzazione tra una pubblica amministrazione e cittadini come elemento per la ripartenza del paese. Ma in particolar modo il comune, uno dei primi d'Italia, va a soddisfare completamente le normative che sono uscite poche settimane fa. Sono le misure urgenti per la semplificazione, che prescrivono proprio come durante quest'anno i comuni dovrebbero attivare strumenti telematici per consentire un dialogo digitale con i cittadini, soprattutto usando quello che viene chiamato l'identità digitale. L'identità digitale consente ai cittadini di autenticarsi a un portale della pubblica amministrazione e presentare pratiche come se lo facesse fisicamente presso la sede dell'ente. L'identità digitale si manifesta con tre strumenti: una carta d'identità elettronica che potrete usare per accedere al sistema, qualunque carta nazionale dei servizi, come per esempio la che tutti abbiamo in tasca, anche SPID, il sistema pubblico di identità digitale. Progetto che ha fatto il Comune, è già pronto anche nell'immediato per poter attivare su ogni procedimento anche la possibilità di pagare online, ma soprattutto una cosa fondamentale, durante il progetto sono stati mappati numerosissimi procedimenti e per ogni procedimento tutti i cittadini trovano i tempi entro i quali il comune si impegna per rispondere e per portare a termine questa istanza. Quello che stiamo facendo vedere oggi, io e i miei colleghi che mi seguiranno, lo stiamo usando un PC normale, ma sappiate che tutto quello che noi faremo si potrà fare anche da mobile o anche da tablet. Io ho citato Speed, poi su questo so che Roberto fa sempre un simpatico sondaggio per vedere quanti cittadini del comune sono già digitalizzati. Chi non avesse Speed, non c'è problema, può andare fisicamente allo sportello delle poste oppure anche online www.speed.gov.it e mediamente in 5 minuti e gratuitamente può ottenere il proprio Speed. Ho catturato questa slide ieri mattina per prepararmi all'evento di oggi e abbiamo proprio toccato ieri mattina i 27 milioni di cittadini italiani che hanno chiesto e ottenuto SPID, quindi si sta diffondendo veramente molto. Quello che presentiamo oggi è la punta di un iceberg, lo sportello telematico, che però è stato possibile perché in questi mesi con i tecnici dell'ente, su mandato dell'amministrazione, abbiamo provveduto a recuperare tutti i moduli cartacei, semplificarli, digitalizzarli, perché quello che consente lo sportello è di essere completamente guidati e assistiti a presentare una pratica. I numeri lo dimostrano, pensate che con questa inaugurazione ci sono 220 nuovi procedimenti che potete presentare da casa per 245 moduli che prima dovevano essere presentati e compilati in cartaceo. Da oggi si fanno in maniera guidata, controllata e assistita da casa. Il progetto è durato 6 mesi e permettetemi anche di ringraziare i 14 dipendenti che, appunto, per soddisfare gli obiettivi dell'amministrazione hanno fatto questo percorso con noi, che è stato anche un percorso molto intenso di lavoro operativo anche insieme ai diversi settori. È un momento anche abbastanza storico perché con questo progetto il Comune va a soddisfare una norma importante che si chiama Carta della cittadinanza digitale, è una legge del 2015, la 124, che dice proprio come i cittadini hanno un diritto, quindi si parla proprio di diritti, di trovare online dati, documenti e servizi digitali. Quindi è anche una bellissima iniziativa di cittadinanza digitale che il Comune ha fatto, anche organizzando l'evento di oggi, perché in qualche modo va anche a rendere un progetto partecipato come inaugurazione. Quindi grazie anche all'ente per averci invitato. Ripasso la parola a Roberto e poi buona visione con i miei colleghi. Grazie mille Giovanni per l'intervento. Mi raccomando, adesso massima attenzione perché entriamo nel vivo dell'evento. Con Stefano e Alice ci faranno vedere appunto come funziona lo sportello e come si presenta una pratica telematica. Quindi lascio a voi la parola. Buongiorno a tutti i cittadini del San Piero, grazie Roberto. Io inizio condividendovi lo schermo che dovreste già visualizzare correttamente. Io cosa sto visualizzando? Sto visualizzando quello che è appunto lo sportello telematico polifunzionale.
Sportello telematico, come diceva giustamente Roberto, già raggiungibile all'indirizzo sportellotelematico.comune.scarperiesanpiero.fi.it. Quella che si presenta davanti a voi è l'home page. Un home page che raccoglie una serie di pulsanti che rappresentano delle aree. E come diciamo sempre, lo sportello telematico è cittadino-centrico, nel senso che si pone nell'ottica del cittadino. Dobbiamo aiutare il cittadino a interagire con l'ente, trovare il giusto procedimento amministrativo che vuole avviare e infine chiaramente avviarlo anche in modalità telematica. L'home page quindi è strutturata, come detto, per aree tematiche. Un cittadino può presentare un'istanza di iscrizione per il figlio ai servizi scolastici, quindi mensa, trasporto scolastico. Un contribuente può presentare la dichiarazione TARI. Un professionista può presentare una pratica edilizia. Il presidente di un'associazione potrebbe presentare una pratica di patrocinio. Quindi, come vedete, i pulsanti sono abbastanza intuitivi e raccolgono tutta una serie di procedimenti. Clicchiamo ad esempio sotto un pulsante qualsiasi. Io prendo servizi scolastici, ma per tutti la struttura è sempre simile. Troverete sottesi tutta una serie di procedimenti. Quindi quando parliamo dell'ambito servizi scolastici, io troverò la possibilità di accedere all'albo dei fornitori di libri di testo, spiegazioni su come andare a scuola a Scarpieri San Piero, come accedere al servizio di scuola, bus, accedere all'asilo nido, eccetera, eccetera. Quindi tutta una serie di informazioni molto importanti. Se accedessi al pulsante tempo libero, sport e cultura, troverò tutta un'altra serie di procedimenti. Quindi come le informazioni legate all'accesso alla biblioteca, chiedere il rilascio del tesserino di idoneità per la raccolta del tartufo, eccetera, eccetera. Come diceva giustamente Giovanni, il lavoro è stato quello di digitalizzare le informazioni legate a centinaia e centinaia di procedimenti, quindi capirete anche voi la mole di lavoro fatta. E per tutti questi procedimenti diciamo che diamo al cittadino tutte le informazioni che servono per presentare questa pratica. Torniamo ad esempio sotto i servizi scolastici. Io anche qui ne prendo una a caso, voglio che mio figlio mangi alla mensa scolastica. Quello che troverete sullo sportello telematico non è diretto a un modulo in formato PDF come trovate su tanti siti istituzionali. Innanzitutto trovate quella che noi chiamiamo guida al procedimento. Questa guida al procedimento vi racconta immediatamente di cosa stiamo parlando. Quindi, quando io voglio che mio figlio mangi alla mensa scolastica del comune di Scarpieri San Piero, voglio avere tutte le informazioni, ad esempio, legate alla tariffa del servizio mensa, ma anche poter consultare immediatamente il menu e consultare l'informativa per i genitori. Quindi, legato a un procedimento, troverete anche tutte le informazioni di contorno. In alto a destra troverete sempre quelli che sono i riferimenti normativi. Quindi i cittadini più attenti e puntigliosi possono andare a consultare quella che è la normativa sottesa a ciascun procedimento amministrativo. Quando clicco su questo link, accederete a un portale che noi abbiamo rinominato indicenormativa.it, che va a raccogliere tutta la regolamentazione relativa a quel procedimento, a partire dalle normative italiane. In prima battuta troverete i regolamenti comunali. Quindi in tempo reale io posso andare a vedere e consultare velocemente il regolamento comunale per il servizio di ristorazione scolastica. Quindi ho immediatamente sott'occhio tutte le informazioni che mi servono per prendere le decisioni, avviare un procedimento, partecipare a un servizio comunale. Molto spesso sotto la porzione normativa di riferimento troverete delle domande frequenti, quindi se per accedere al servizio in mensa scolastica, in particolar modo per i pagamenti, devo citare il mio ISEE, troverete le informazioni legate a che cos'è l'ISEE e come fare per calcolarlo. Quindi una serie di ulteriori informazioni. Se cliccando sul link in alto tornate in home page e non sapete più dove andare a cercare il vostro procedimento, considerate che avete in alto a destra uno strumento molto potente che è la barra di ricerca da non sottovalutare. Io, se fossi ad esempio il presidente di un'associazione e volessi ottenere il patrocinio per un evento che svolgerò, posso cercare in alto, scusate, ho sbagliato a digitare, posso cercare in alto, vedete, e ottenere immediatamente il risultato. Quindi tornare a quella che è la guida al procedimento, questa volta con tutte le informazioni legate alla concessione del patrocinio. Scendendo in fondo alla pagina, troverò sempre una serie di servizi.
servizi che mi permetteranno di accedere in compilazione della modulistica e quindi trovare ad esempio le informazioni di cui parlava prima Giovanni legati ai tempi amministrativi. Quindi sapere con certezza chi è l'ufficio competente e dentro quale termine mi deve dar riscontro. Restiamo sul patrocinio. Io ad esempio voglio chiedere al Comune Scarpe San Piero la concessione del patrocinio per la mia iniziativa. La durata massima del procedimento amministrativo, vedete, è 30 giorni. Quindi io per trasparenza amministrativa mi aspetto che una volta presentata la domanda il Comune mi dia un riscontro entro 30 giorni. Cliccando in alto torniamo sempre in home page e riaccediamo ai nostri servizi scolastici. Io faccio un po', balzo un po' qua e là, ma per mostrarvi che la struttura di come comunichiamo le informazioni è praticamente sempre la medesima. Per quanto riguarda, tornando al nostro servizio di mensa scolastica, vedete, se io scorro in basso troverò tutta un'altra serie di servizi. Posso decidere di iscrivermi al servizio, di variare l'iscrizione perché ad esempio vario la mia residenza, rinunciare al servizio, chiedere la dieta speciale oppure rinunciare al servizio di dieta speciale. Per ciascuno di essi si accede a una pagina che racconta il dettaglio del procedimento amministrativo che stiamo per avviare. Quindi vediamo subito che questo procedimento è dettato da un regolamento comunale. E qui a destra trovo ancora quelle che sono le normative di riferimento sottese a questo procedimento. In alto a destra ho l'indicazione sempre di qual è l'ufficio competente. In questo caso, per ogni dubbio e chiarimento, potete fare riferimento all'ufficio istruzione con i seguenti recapiti. Molto importante da non sottovalutare sono gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale. Quindi quando l'ente non mi dà un riscontro entro i tempi previsti dalla normativa vigente, quindi quelli indicati nel menu che vedevate prima, posso fare ricorso allo strumento di tutela amministrativa e quindi chiedere all'ente di forzare la mano, per così dire, e chiudere il procedimento amministrativo il prima possibile. Altrimenti, in caso di diniego, posso fare riferimento al soggetto che ha il potere di tutela giurisdizionale. Per ogni servizio troverò anche la sezione pagamenti. Quindi se io voglio chiedere la somministrazione a mio figlio di dieta speciale, non è necessario provvedere ad alcun pagamento all'atto di presentazione della pratica. E infine, vedete, posso accedere al servizio. Quello che avete visto finora, quindi tutte le informazioni, sono presenti per qualsiasi dei 200 e passa procedimenti citati da Giovanni. Ed è molto importante perché sono informazioni che il Comune è obbligato a fornire a noi cittadini. Perché sono informazioni richieste da tutti i decreti sulla trasparenza amministrativa. Quindi per ogni procedimento dovete sempre ufficio competente, pagamenti, normative di riferimento, eccetera, eccetera. Giunti in fondo, vedete, avrete sempre due possibilità. Per accedere al servizio telematico dovremo innanzitutto autenticarci e la collega Alice successivamente vi farà vedere come autenticarvi e presentare una pratica telematica. Per i cittadini che possono essere in difficoltà o non se la sentono in prima battuta di presentare la pratica online, in questa prima fase abbiamo lasciato tramite questo pulsantino, questa iconcina in formato PDF, la possibilità di scaricare la modulistica nel tradizionale formato PDF, stamparla, compilarla a mano e consegnarla manualmente al protocollo. È chiaro che la vera innovatività dello strumento è dettata dalla compilazione telematica. Però in questa prima battuta, per far prendere un po' la mano i nostri cittadini, abbiamo deciso di lasciare entrambe la possibilità. Non è detto che strada facendo disabiliteremo la possibilità di presentazione cartacea e attiveremo esclusivamente la possibilità di presentazione telematica. Non preoccupatevi in tal senso perché dobbiamo vedere come la presentazione telematica come una vera innovatività. Ci permette di presentare una pratica a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ci permette di protocollarla istantaneamente e ricevere immediatamente il nostro numero di protocollo. Quindi ci dà garanzia che in qualsiasi momento, seduto comodamente sul divano di casa, posso accedere con le mie credenziali, spedire la pratica e farla ricevere al Comune che immediatamente la mattina successiva la troverà sulla propria scrivania virtuale. Quindi capite bene che rispetto a dover stampare un modulo di carta, prendere la macchina, andare in comune, sperare che l'ufficio sia aperto, se è chiuso tornare indietro, nel frattempo avevo preso anche un permesso di lavoro, diventa chiaramente scomodo. L'innovatività dello strumento è dettata appunto dalla possibilità di compilare non solo questo modulo che Alice vi farà vedere come esempio, ma compilare, ripeto, le centinaia, siamo intorno, Giovanni diceva, ai 245 moduli completamente digitali. L'obiettivo di fondo, l'avete capito, è quello di dare la possibilità a qualunque cittadino di compilare online qualunque modulo,
quindi evitare la necessità di andare in comune semplicemente per scrivere qualcosa su un foglio di carta. Io ho terminato questa introduzione, lascio la parola alla collega Alice che vi mostrerà come accedere, quindi quali sono i passepartout digitali per l'accesso al servizio, e vi mostrerà come si compila una pratica e quali sono i risultati. Grazie a tutti, rimango a disposizione in caso di ulteriori domande. Grazie mille Stefano, ora lascio la parola a Alice per la seconda parte. Ok, grazie mille. Adesso vi farò vedere nel dettaglio come si presenta una pratica telematica sullo sportello. Vi ricordo che noi non abbiamo fatto ancora l'accesso come utenti, quindi quello che vediamo è visibile a tutti, quindi io posso decidere di non autenticarmi subito sullo sportello e navigare in modalità visibile a tutti. Lo sportello è sempre disponibile, non c'è bisogno di registrazioni. E insomma, qualsiasi pratica da presentare sullo sportello, come vi diceva il collega Stefano, deve essere per forza presentata attraverso l'accesso nei sistemi dello sportello. In questo caso vi farò vedere la pratica di mangiare alla mensa scolastica, in modo particolare la richiesta di diete speciali. Per quanto riguarda la presentazione telematica, noi sappiamo che la presentazione telematica è riservata soltanto agli utenti autenticati. Ci sono due sistemi per accedere allo sportello telematico. Il primo è accedere attraverso questo tasto in alto a destra dell'accesso, ma la cosa più logica è accedere tramite la compilazione telematica riservata agli utenti. Io clicco qui e mi si apre questa pagina che mi dice quali sono i sistemi che mi permettono di accedere allo sportello telematico. Per accedere ci si autentica con tre sistemi di autenticazione forte. Il primo è lo SPID, che è un sistema di identità digitale, dove io ho un username, una password e un codice che si genera in cui io posso tranquillamente accedere ai vari servizi. Sappiamo che lo SPID è molto più veloce rispetto al sistema di autenticazione con CNSCE, perché lo SPID non ha bisogno di ulteriori supporti tecnici, basta avere con noi il nostro cellulare e inserire il codice che ci viene fornito al momento dell'autenticazione. Per quanto riguarda invece l'accesso con CNSCE, sappiamo che ha bisogno di un sistema di software e un lettore di smart card che mi permette di accedere tramite la mia tessera sanitaria, che è la carta nazionale dei servizi, che è molto importante, oppure la nostra carta d'identità digitale attraverso lo sportello telematico. In entrambi i casi avremo bisogno del PIN, che nel caso della tessera sanitaria ci dobbiamo fare una richiesta al comune, nel caso invece della carta d'identità ci viene fornito in un primo momento quando facciamo la richiesta, e in seconda battuta la seconda parte del PIN ci viene fornita quando ci viene data la tessera sanitaria e la carta d'identità. Io adesso accederò con SPID e vi farò vedere che si accede in un batter d'occhio. Scelgo il mio provider, in questo caso Sielte, mi fa proseguire e adesso mi chiederà dove preferisco ricevere una notifica. Io scelgo di ricevere una notifica sul mio cellulare. Decido di effettuare l'accesso, mi dice sono veramente io, accedo al servizio e ho l'autorizzazione corretta per accedere allo sportello telematico. Che cosa cambia rispetto alla visione che vedevamo prima? Si vedono sempre gli uffici, i riferimenti normativi e le varie tutele amministrative e giurisdizionali. Noi in questo caso abbiamo un pulsante che è quello della presentazione telematica. Questo pulsante mi permette di accedere alla visione telematica del modulo. Il modulo è lo stesso che vi ha fatto vedere prima il mio collega Stefano, identico in tutti i campi e in tutti i vari allegati. Quindi la cosa che cambia è che attraverso il modello telematico della compilazione noi sappiamo che lo sportello ci aiuta e ci facilita e ci segue passo a passo nella compilazione telematica. Infatti quello che si può vedere subito a colpo d'occhio è che ci sono vari campi che sono in arancione e subito capiamo che sono dei campi che sono obbligatori da compilare. Quindi andando avanti nella compilazione e compilando i vari campi, se c'è qualcosa che non funziona, che non va, lo sportello ce lo segnala subito, perché è intelligente, non ci fa presentare un'istanza che è incompleta. La cosa subito veloce da fare per compilare i propri dati è cliccare sull'omino e ci dice vuoi inserire i tuoi dati,
e vengono inseriti in automatico i dati che vengono presi direttamente dallo SPID. Successivamente io seleziono la provincia, il comune dove vivo, la via, eccetera, i dati diciamo più personali, l'indirizzo, il civico. Vi ricordo che non è obbligatoria la posta elettronica certificata, come vedete non è un campo obbligatorio perché rimane in bianco, e mi dice che oltre ai dati del sottoscritto, che sono io la persona che ha fatto l'accesso tramite SPID, devo compilare, essendo un modulo inerente ai minori, quindi la compilazione di una ditta speciale per la mensa, devo avere anche i dati della persona minorenne. In questo caso abbiamo deciso che la nostra persona si chiama Mario Rossi, nome fittizio, e compiliamo i vari campi. Come vedete, inserendo il codice mi ricava la data di nascita, il sesso e il luogo di nascita. Successivamente seleziono dove vivo, dove vive il minore. Un momento che non mi fa selezionare la provincia. Strano. Ecco qua, adesso mi fa riselezionare la provincia. Seleziono che scuola frequenta il minore, il plesso, la classe e la sezione. Successivamente, proseguendo nella compilazione, quello che mi viene detto è quante giornate ha intenzione il minore di frequentare la mensa. In questo caso si possono selezionare più giorni o selezionare soltanto un giorno. In questo caso io seleziono 2 giorni e mi chiede per quale motivo si richiede la richiesta di dieta speciale. In questo caso io richiedo la dieta per motivi di salute, quindi selezionerò questa cosa. Mi dice che ulteriori dati che devo dichiarare, in questo caso di escludere per motivi etici e religiosi, per motivi carne manzo, maiale, di seguire la dieta vegetariana. Io ho allergie e intolleranze, quindi mi si autoseleziona anche shock anafilattico. E mi dice che obbligatorio, visto che io chiedo una dieta per motivi medici, è la copia del certificato medico. Cosa succede invece se io non inserisco un campo o inserisco un campo sbagliato? Provando a cancellare una lettera del mio codice fiscale, lo sportello mi dice: attenzione, stai facendo qualcosa che non è giusto, manca una lettera. Quindi mi dirà: devi inserire, c'è un qualcosa che non va, c'è un errore, e me lo fa subito notare in modo evidente, cioè si vede subito che c'è un qualcosa che non va perché salta all'occhio. Quindi reinserendo la lettera corretta nel campo giusto, io so che lo sportello mi dice: ok, l'errore è stato risolto, va tutto bene, noi possiamo andare avanti a compiere la nostra pratica. Se io invece dovessi sbagliare lettera del codice fiscale, al posto della L inserissi la P, mi dice: attenzione, c'è un errore, c'è un qualcosa che non corrisponde a quello che tu stai dichiarando, è sbagliato rispetto a quello che è la tua persona. Ritornando a inserire la lettera corretta, il campo ritorna a essere bianco. Per sapere se ci sono degli errori sullo sportello telematico, io posso vedere nel campo qui con il punto esclamativo, mi dice ci sono delle cose che non funzionano nel modulo e posso decidere in un secondo momento se presentare il modulo oppure andare avanti, correggere gli errori che ho fatto sullo sportello oppure dire: ok, io lascio la compilazione così com'è, la salvo e accedo alla compilazione in un secondo momento. In questo caso io salverò il modulo per farvi vedere poi come si rientra nella pratica e aspettiamo con calma che si salvi il modulo. In un primo momento mi dice: stai attento, l'istanza non è ancora completa per essere inviata, c'è ancora un qualcosa che manca e la persona, se non si ricorda quello che era stato fatto in un primo momento, ovvero che avevamo selezionato la dieta per motivi medici, quindi non si ricorda per quale motivo c'è bisogno del certificato medico, posso rientrare nella compilazione e vedere il mio modulo e dire: ah, ok, avevo la copia del certificato medico da inserire, però non l'ho presente in questo momento, quindi decido di risalvare il mio modulo.
Io cittadino, se non ho questi dati subito in un primo momento, so che posso sempre andare a recuperare la mia pratica e deciderla e decidere di andare avanti a compilarla in un secondo momento. Che cosa faccio? Ho a disposizione la scrivania dell'utente, che si chiama in questo caso scrivania di Alice Alborghetti, sarà nominale per ogni cittadino, e cliccando sulle mie pratiche posso sempre andare a recuperare le pratiche che ho cominciato a compilare. In questo caso mi dirà con questa rotellina che la mia pratica non è stata ancora inviata. E io posso sempre andare a rivederla. In un primo momento mi dice che il codice dell'istanza è il 553, che l'amministrazione è il comune di Scarperia e San Piero, che ho compilato la pratica che ha come oggetto Alborghetti Alice Diete Speciali, che sono il proprietario della pratica, e che l'ho creata oggi alle 9:55. Successivamente, quando si staccherà l'istanza e verrà creato il protocollo, compariranno anche questi campi: il numero di protocollazione, come è stata inviata e la data di invio e la data di invio della pratica. Non è obbligatorio compilare la pratica subito e inviarla, perché ad esempio, come in questo caso, io non ho la copia del certificato medico, devo andarla a recuperare, quindi scelgo di compilare la pratica in un secondo momento. Posso sempre cercare il momento giusto, il giorno giusto per compilare la pratica, perché come diceva prima il mio collega Stefano, lo sportello telematico è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi posso scegliere sempre il momento giusto in cui compilare le mie istanze, non ho bisogno di essere soggetto agli orari di apertura del comune. Cliccando sull'oggetto mi si riapre la pratica e la ritrovo come l'avevo lasciata, niente di più, niente di meno. C'è ancora la copia del certificato medico da allegare, mi dice sempre che l'istanza è incompleta. Infatti, come notate qua sulla destra, mi dice un file relativo alla copia del certificato medico deve essere caricato. Cliccando sulla scegliendo il file adeguato, in questo caso il mio PDF, e caricando il file, mi dice il file è stato caricato con successo. Anche qui in questo campo noi veniamo guidati dallo sportello telematico e sappiamo, a differenza di era rossa ed era qui il nostro, sì, diciamo, la nostra tag si trovava sull'istanza incompleta, in questo caso l'istanza è pronta per essere inviata. Una cosa molto utile che abbiamo notato anche prima con Stefano è che mi viene detto subito quale sarà l'ufficio che riceverà la pratica direttamente sulla sua scrivania. Cosa succede? A differenza di quello che succedeva prima, se io ho bisogno di presentare una pratica al comune, so già che la mia pratica verrà protocollata e sarà subito inviata, e l'ufficio la riceverà direttamente, il comune riceverà subito la pratica. E so che verrà inviata una ricevuta di conferma alla mia mail dicendo: cara Alice, caro cittadino, la tua pratica è stata ricevuta, è stata protocollata, quindi non avete bisogno di chiamare per sapere se la vostra pratica è stata ricevuta, se la vostra pratica è stata protocollata correttamente, perché tutti questi dati vi vengono forniti subito. Se l'istanza è pronta per essere inviata, vuol dire che ha tutti i dati disponibili, ha tutti i dati richiesti e ricevete subito una conferma per la certezza. Quindi non è solo una certezza che avete voi cittadini in prima persona, ma è la certezza anche che l'ente ha ricevuto la vostra pratica, quindi una certezza anche per il comune di aver ricevuto pratiche che sono sempre complete di tutti i dati e complete tutti gli allegati. In questo caso noi non inviamo l'istanza perché staccheremmo un protocollo inutile, in questo caso, visto che non ho figli che vogliono avere la richiesta di diete speciali nel comune di Scarperia. Ma comunque, avendo la nostra istanza pronta per essere inviata, io la trovo sempre nella scrivania del cittadino, dove ci sono sempre le mie pratiche. Mi dirà: la tua pratica è sempre pronta per essere inviata, però non è ancora stata inviata, quindi non cambierà dalla rotella al tick. Quindi io posso sempre scegliere in un secondo momento di rientrare, rivedere la mia pratica, cambiare qualche dato, oppure ho sbagliato a inserire un dato per errore mio. Posso sempre rivedere la pratica in qualsiasi momento prima di inviarla. Un'altra cosa molto importante che si può trovare sulla scrivania del cittadino è il mio profilo.
Che cosa si intende per il mio profilo? È una raccolta di dati che l'utente può inserire nello sportello telematico sui dati generali, lo studio, la ditta, la carta d'identità, in modo tale che la compilazione, cliccando la persona, come vi avevo fatto vedere prima, è più immediata e ha a disposizione più dati rispetto a quelli che può ricavare direttamente dalla connessione con SPID, CNS o CIE. Quindi questo sistema mi permette di aggiungere ulteriori informazioni che magari mi possono essere utili se devo presentare altre pratiche, non solo quella della mensa scolastica, ma anche quella del patrocinio, oppure l'iscrizione all'asilo nido o una concessione cimiteriale. Qualsiasi pratica da presentare tramite lo sportello telematico avrà gli ulteriori dati che io inserirò nel mio profilo utente. In questo caso posso inserire il numero di telefono di casa, la PEC, i dati di residenza, insomma, ulteriori dati che non vengono ricavati automaticamente. Decidendo di cliccare sullo sportello telematico, mi riapre la mia pagina principale dove sono presenti i bottoni. E praticamente, come avete visto, in 10 minuti abbiamo capito come si presenta una pratica telematica. Quello che vi possiamo dire è prendete pian piano la mano alla compilazione telematica delle pratiche sullo sportello e provate a presentare nei prossimi giorni delle pratiche, comunque, visto che lo sportello è operativo e visibile al sito che vi abbiamo detto antecedentemente. Quindi ricedo la parola a Roberto, che nel caso vede se ci sono domande, e intanto vi ringrazio. Grazie mille Alice e Stefano per l'intervento esaustivo e per aver spiegato nel dettaglio come si presenta una pratica telematica. All'inizio non l'ho detto, ma come giustamente ha detto l'assessore, l'evento è registrato e sarà disponibile già da oggi sul nostro canale YouTube, quindi lo potete rivedere tutto quello che volete, se per caso non vi è chiaro qualche passaggio, è completa, cioè è a vostra. Chiedo a tutti i relatori di accendere il microfono e webcam per i saluti finali. Intanto lancio un sondaggio su quanti di voi possiedono l'identità SPID, quindi SPID è uno strumento necessario per il oltre a CIE e CNS, e inviare le vostre pratiche online. Vi ricordo che chiedere SPID è gratuito e per ottenerlo è sufficiente seguire le indicazioni sul sito www.spid.gov.it, compilare i campi richiesti e successivamente recarsi da uno degli identity provider per richiedere la propria identità digitale. Quindi vedo che il 100% di voi possiedono SPID, quindi direi che i cittadini di Scarpieri e San Piero sono digitali. Perfetto. Vi leggo una domanda a cui chiedo appunto ai miei colleghi di rispondere. Un cittadino ci chiede come si fa a chiedere supporto al comune in caso di difficoltà. Se ho problemi con lo sportello, a chi chiedo supporto? Quindi chiedo a Stefano o Alice di rispondere. Se posso rispondere io, Stefano, oppure. Ok, perfetto. Posso riavere la condivisione dello schermo così lo mostro direttamente anche ai nostri cittadini? Allora. Perfetto, Hai già la condivisione, Alice, lo vediamo. ok, se vedete il mio schermo a posto. Allora, ritornando al servizio che abbiamo presentato prima, se io voglio essere certo che, le pratiche che sto presentando sono andate a buon fine, anche se ho la certezza perché viene staccato il protocollo, comunque se avessi dei dubbi da chiedere agli utenti del comune, in questo caso cliccando sui vari servizi, anche sulla iscrizione al servizio, io ho qua in alto a destra l'ufficio di riferimento con i vari contatti che mi dice l'ufficio in questo caso se io voglio iscrivermi al servizio di mensa scolastica, l'ufficio di riferimento è l'ufficio istruzione che si troverà in via De Bastioni numero 3 e posso contattarli sia telefonicamente che attraverso la mail. In questo caso ogni singolo procedimento ha associato l'ufficio di riferimento, quindi in questo caso della mensa è l'ufficio istruzione. Ma se clicco su un altro pulsante, quindi su un altro passaggio, su un altro procedimento presente sullo sportello telematico, in questo caso, ad esempio, possiamo chiedere occuparsi una colonia felina, proviamo qui, riconoscimento della colonia felina.
Sappiamo che in questo caso non sarà più l'ufficio istruzione, ma si troverà indicazioni più specifiche all'ufficio ambiente e urbanistica, in questo caso che si trova in un'altra via, con un altro numero di telefono, contattarlo sempre tramite mail. Quindi ogni singolo procedimento associato all'ufficio di riferimento in cui il cittadino può fare richiesta di informazioni, avere delucidazioni per qualcosa che non è chiaro, insomma. Di qualsiasi cosa abbia bisogno il cittadino, ogni singolo riferimento, quindi 246 procedimenti, come diceva prima il mio collega Giovanni, sono associati all'ufficio corretto, quindi il cittadino sa anche quale ufficio dovrà fare richiesta. Quindi non si troverà a chiamare genericamente il centralino del comune di Scarperia San Piero, ma chiamerà direttamente, scriverà direttamente all'ufficio corretto di riferimento. Io aggiungo una cosa, se posso, Roberto. Considerate che chiaramente, se state presentando la vostra pratica di sera, l'ufficio comunale sarà chiuso e non potrà darvi supporto. In questo caso, Alice, chiedo ad Alice che sta condividendo con me lo schermo, Sì. vi faccio notare una sezione molto importante, che è la sezione domande frequenti in alto a sinistra. All'interno della sezione domande frequenti trovate tutta una serie di informazioni tecniche legate all'utilizzo del portale. Quindi tutto quello che Alice ci ha raccontato, del tipo come si fa ad accedere, che cos'è un campo arancio, come devo predisporre gli allegati a una pratica. Ecco, tutte le risposte le trovate all'interno di questa sezione. Sono tantissime, come vedete, non sono bibbie di 200.000 righe, sono delle FAQ, le chiamiamo in inglese, delle domande frequenti, vedete, molto veloci, semplici e snelle. Quindi non vogliamo portarvi via tempo. Vedrete che l'utilizzo dello sportello è molto semplice, molto veloce, molto intuitivo, quindi probabilmente non avrete nemmeno bisogno di consultarle, ma nel caso in cui ne abbiate bisogno, fate pure riferimento a questa sezione. Poi immagino l'assessore ce lo conferma, ci rimangono a disposizione sempre dei propri cittadini in caso di supporto o necessità. Roberto, ti ripasso la parola. Grazie mille ragazzi per la spiegazione, direi che siamo arrivati alla conclusione dell'evento. Chiedo al Comune se vuole dire due parole in conclusione. Non la sentiamo. C'è un problema con la. Questo è direi, è anche il bello della diretta. Esatto. Intanto che l'assessore riesce a ripristinare il microfono, considerate, come diceva Giovanni, anche che durante il lavoro svolto l'abbiamo fatto fianco a fianco con i colleghi di tutti gli uffici. Quindi tutti gli uffici sono stati formati, sanno come funziona lo strumento e sanno dare supporto a tutti i cittadini. Quindi davvero lo strumento è molto intuitivo e secondo me non avrete nemmeno bisogno di consultare le FAQ né chiamare il comune, anzi, Come troverà tu? già ricevute tutte le pratiche che invierete. Fate pure riferimento ai numeri telefonici che vi ha suggerito Alice all'interno di ogni porzione di procedimento, così che possiate parlare con una persona dal vivo e con cui vi darà supporto. Assessore, Ora se riuscite a la chiudere il microfono. sentiamo. La sentiamo, Grazie. sì. Bene, bene, scusate appunto i problemi della diretta. Allora, no, dicevo, volevo ringraziare innanzitutto chi ha esposto il funzionamento dello sportello perché è stato estremamente chiaro, anche se c'è da dire che le procedure sono veramente, veramente semplici. È chiaro gli uffici comunali resteranno a disposizione dei nostri cittadini, però insomma, la presentazione di stamattina ha dimostrato ancora una volta quanto sia semplice, comodo, utile e, come dicevo all'inizio, anche sicuro. Questo metodo per fruire dei servizi che il Comune diciamo, offre ai propri cittadini quotidianamente. Sono convinto che questo semplificherà molto la vita e via via si implementerà anche il numero delle pratiche che verranno svolte attraverso questo sistema. Quindi grazie ancora e anche voi restate a nostra disposizione perché probabilmente anche noi
avremo da chiedere a Maggioli implementazioni e informazioni utili per continuare la nostra collaborazione. Grazie. Grazie mille a tutti i relatori e i partecipanti che sono rimasti connessi fino ad ora. Vi auguro una buona giornata e soprattutto un buon utilizzo dello sportello telematico. Arrivederci a tutti.